Bene, amici di Telefonio.net, eccolo, è arrivato Nokia N8, attesissimo smartphone della casa. La confezione è abbastanza compatta, il telefono in versione nera. Vediamo cosa comprende la confezione. Carica batterie standard, ma il telefono si ricarica anche dalla micro USB. Cavo auricolare con plug in ear, come potete vedere, e jack standard da 3,5, ovviamente con pulsante per la risposta e pulsanti per il volume. Abbiamo poi il cavo USB micro USB e abbiamo due adattatori, come potete vedere. Il primo adattatore è un'uscita HDMI mini e un ingresso HDMI femmina, in modo che possiate collegare il telefono direttamente al televisore con ingresso HDMI. Per quanto riguarda il secondo adattatore, è un adattatore micro USB-USB. Perché Nokia dota il suo N8 di questo adattatore? Perché il telefono è dotato di USB on the go, ovvero possiamo collegare direttamente al telefono chiavette e altri accessori USB. Accendiamo il telefono, la batteria è integrata, quindi non si può rimuovere, da 1200 mAh. Lo stiamo testando da troppo poco, non possiamo dirvi l'autonomia. Le prime impressioni è che sia un'autonomia nella norma per quanto riguarda gli smartphone. Molto probabilmente con il nostro uso intenso riusciremo a fare la classica giornata. Fotocamera da 12 megapixel, fotocamera Carl Zeiss per quanto riguarda l'ottica, con una grossa caratteristica: il flash alloxeno. C'è un piccolo LED per la messa a fuoco, ma il flash alloxeno, quindi come le macchine fotografiche digitali. Per quanto riguarda il display, abbiamo un'unità AMOLED da 640x360 pixel, 16 milioni di colori, 3,5 pollici di diagonale con touchscreen capacitivo. Tutti vi chiederete com'è il touchscreen, ve lo dico subito: è molto buono, quindi ha una reattività decisamente buona e anche una sensibilità al tocco veloce. Per quanto riguarda le altre caratteristiche, HS-UPA, addirittura 5 bande, Edge Quad Band, sistema operativo nuovo Symbian 3. Vedremo nel corso della prova le novità che questo Symbian introduce. Assolutamente completa la connettività, Bluetooth 3.0, addirittura Wi-Fi, GPS, accelerometro, bussola. Ovviamente sensore di prossimità, sensore di luminosità e anche la cam anteriore per effettuare le videochiamate. Memoria interna da 16 GB, per questo non abbiamo trovato una micro SD, ma intanto vi faccio vedere lo slot per la micro SD, perché opzionalmente, se volete, potete inserirne una fino a 32 GB. Di fianco lo slot per la SIM card, eccolo qui. Stando sempre su questo lato, troviamo il plug per la micro USB, mentre sull'altro lato il pulsante per la cam, doppia corsa, ovviamente autofocus, il pulsante per bloccare il telefono, e quando blocchiamo il telefono, come vedete, c'è uno screensaver con l'ora e la data, e la leva per il volume e per lo zoom quando usiamo la fotocamera. Sopra, come dicevo prima, uscita HDMI, eccola qui, in versione mini, ma c'è l'adattatore, abbiamo visto prima, e uscita con jack da 3,5. C'è anche un pulsante per la classica funzionalità per cambiare i profili, per rimuovere la micro SD, bloccare il telefono, spegnerlo, eccetera, eccetera. Annulliamo. Entriamo nel vivo di questo nuovo sistema operativo, Symbian 3. Pagine iniziali che diventano 3, come potete vedere. Widget che si possono aggiungere o togliere, ovviamente in spazi predefiniti, e qui c'è tutto l'elenco dei widget che sono presenti di serie sul telefono. Si può accedere allo store per vedere se Nokia mette a disposizione ulteriori widget che sono attivi se siamo connessi, come in questo caso. Entriamo nel menu, classico menu a icone, ovviamente per
personalizzabile, lo possiamo organizzare un po' come vogliamo, lo conosciamo bene Symbian. Vi faccio vedere le funzioni. Prima di tutto, funzione messaggistica organizzata per conversazioni. Quindi, come vedete, i messaggi li abbiamo in stile chat. Possiamo scrivere un nuovo messaggio, ovviamente, così vediamo la tastiera. E qua dobbiamo dire che Nokia ha fatto un gran lavoro sulla tastiera. Adesso provo a scrivervi un messaggio. Come vedete, è davvero velocissima la imputazione del testo. In orizzontale la tastiera diventa una QWERTY e anche qua non abbiamo assolutamente problemi di sorta a inserire il testo. Unico neo, se vogliamo chiamarlo così, il fatto che quando inseriamo del testo in ogni schermata scompare la schermata sottostante e bisogna dare l'ok all'inserimento del testo, questo in ogni campo di testo. Chiudiamo, ovviamente presente il T9 per quanto riguarda il tastierino alfanumerico, come vedete c'è l'accelerometro, eliminiamo il messaggio e passiamo alla parte email che non è dentro la messaggistica come potete vedere, ma c'è un menu a parte nelle applicazioni, menu email. L'email è sempre stato un po' il punto debole di Symbian, è stata migliorata l'interfaccia mail, molto più veloce, ora l'HTML è di serie, per esempio vi faccio vedere questa mail che è appunto in HTML, diciamo di mostrare le immagini e anche qua funziona il pinch to zoom, quindi telefono che è multitouch. Supporta bene le cartelle IMAP e anche mail for exchange, infatti abbiamo sincronizzato il telefono con Gmail, ci ha scaricato contatti e ci ha scaricato agenda. Ovviamente è possibile sincronizzarlo anche con Ovi Suite, quindi con PC, o con Ovi Web e quindi in modalità OTA. Vediamo gli strumenti, Quick Office, dizionario, gestione file, e già che siamo in gestione file vi faccio vedere la funzionalità di cui vi parlavo prima. Prendiamo una chiavetta, in questo caso una chiavetta da 32 GB, quindi una chiavetta con una capacità decisamente elevata. Inseriamo nello slot micro USB l'adattatore, vedete il LED della chiavetta lampeggia, siamo entrati nel menu della gestione file e come vedete appare la nostra chiavetta. In questo caso possiamo ascoltare le canzoni, visualizzare le foto o i video. Per esempio, già che ci siamo, vi faccio ascoltare Moon Dance direttamente dalla chiavetta. Si apre. Questo è l'altoparlante di sistema. Well, it's a marvelous night for a moon dance with this. Come potete sentire, l'audio è davvero altissimo. Possiamo andare in questo menu per andare a, in questo caso ho sbagliato, scusate, ho disattivato il wifi, volevo invece rimuovere la chiavetta USB. In questo caso possiamo rimuovere assolutamente la chiavetta USB e andare a riutilizzare il telefono. Quindi, come avete potuto sentire, l'audio di questo telefono è davvero molto alto, pur non avendo l'altoparlante stereo, l'altoparlante è solamente in questa posizione, la qualità e il volume dell'audio è davvero interessante.